Benvenuti all'appuntamento di Icaro TV dedicato alle giornate del Premio Ilaria Alpi a Riccione fino all'8 settembre. Si è aperta proprio oggi la 19ª edizione del premio qui a Villa Mussolini con una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle istituzioni locali e i protagonisti di questa giornata. Tra loro anche Tiziana Ferrario, che proprio ieri ha condotto l'anteprima del premio con la proiezione del film Which Way is the Front Line from Here del regista Sebastian Younger, dedicata alla vita del collega e amico scomparso nel 2011 in Libia, Tim Etherington. E proprio Tiziana ha voluto che questo film fosse proiettato ieri sera. Oggi inizia il Premio Ilaria Alpi, l'anteprima ieri con il film su Tim Etherington, un film che tu hai fortemente voluto. Perché? Ma intanto perché quando l'ho visto per puro caso a New York ad aprile mi ha molto coinvolto, mi ha fatto molto riflettere, mi ha anche commosso. È stato un esempio di giornalismo molto serio. Tim Etherington è morto in Libia 2 anni fa, ma ha lasciato una testimonianza del suo lavoro molto particolare, di come si può raccontare la guerra senza privilegiare esclusivamente l'azione delle bombe e dei soldati. Ci ha fatto vedere il legame che lui riusciva a stabilire con le persone, anche con i soldati, ma anche con i civili, e quindi è stata una testimonianza molto importante su chi ancora vive la professione dell'inviato di guerra con una sorta di romanticismo. Ecco, non c'è niente di romantico, e la vita di Tim racconta l'impegno e la passione che lui ha messo nel fare questo mestiere. La stessa passione che aveva Ilaria Alpi. La stessa, ed è per questo che quando l'ho visto ho detto: beh, ma questo è un film che il premio Ilaria Alpi deve avere, perché è una continuità con quello che è stato il lavoro di Ilaria. Tra gli appuntamenti di oggi anche la mostra I bambini e la guerra, cartoline dall'inferno, una mostra fotografica dedicata a Raffaele Ciriello, fotoreporter di guerra rimasto ucciso nel 2002 in Palestina. Ne abbiamo parlato con Paola Navilli, che oltre a essere stata la moglie di Raffaele è anche la curatrice della mostra. La mostra I bambini e la guerra, dedicata a Raffaele Ciriello, racconta i diversi inferni in cui si è trovato a lavorare e che si è trovato a raccontare. Qual era l'inferno preferito di Raffaele e qual è il tuo ora di fronte a queste foto? Allora, sicuramente il posto che lui amava di più in assoluto era l'Afghanistan, dove lui è tornato e ritornato tantissime volte, dove ha intervistato il comandante Massoud, che poi è stato ucciso da Bin Laden prima dello scoppio delle Torri Gemelle, e quello era il posto che gli piaceva di più, a cui lui era più affezionato. Poi diciamo che ha lasciato un po' di cuore dovunque, in Ruanda, in Sierra Leone, in Cecenia. Diciamo che faceva le cose con molta partecipazione, come si vede da queste foto che parlano direttamente di persone in primo piano. Ci sono bambini in primo piano che guardano diritto nell'obiettivo e quindi che guardano il fotografo, e che il fotografo guarda. È questa la foto che volevo fosse in mostra. È una foto che racconta anche il rapporto che Raffaele aveva con i bambini. Sì, lui era molto, diciamo, aveva un occhio particolare per i bambini, non solo perché, non so, i bambini piacciono a tutti, ma perché aveva la necessità, quando andava nei posti, così, nei teatri di guerra più tremendi, di trovare uno sguardo di speranza o un bambino che giocasse, qualcosa che gli potesse restituire un pochettino di fiducia, un pochettino di... sì, di speranza in effetti. E poi i bambini per lui erano quindi non solo vittime ed effetti collaterali dei conflitti, ma anche l'annuncio di un mondo diverso, di un modo diverso di vivere. Il premio Ilaria Alpi è anche l'occasione per conoscere opere importanti, come quella presentata oggi, il DEM, il Dizionario Enciclopedico delle Mafie in Italia, un'opera di oltre 4.000 lemmi per descrivere la situazione delle mafie in Italia. Ne abbiamo parlato con uno degli autori, Luciano Scalettari. Come avete deciso di strutturare quest'opera? Con quale criterio avete operato una selezione tra il numero incredibile di personalità legate alla criminalità organizzata in Italia? È un criterio, bisognava sceglierlo. È stato scelto alla fine quello di considerare e quindi inserire nel dizionario coloro che perlomeno avessero una condanna in primo grado. Quindi, diciamo, con la
chiara specificazione che, com'è insomma, nella legge italiana, nella Costituzione, tutti sono innocenti fino alla condanna definitiva, però diciamo che una condanna di primo grado è stato considerato un criterio sufficiente per parlare almeno di quella persona, pur specificando quello che ho detto. Nel dizionario troviamo anche i nomi di chi ha combattuto contro la mafia, degli eroi, oltre che dei personaggi, degli esponenti della criminalità organizzata, e troviamo anche le vittime. Sì, e tra l'altro credo che sia stato anche questo un contributo importante, perché per la prima volta è stata fatta un lavoro serio, attento, per circoscrivere e determinare il numero delle vittime. Prima, diciamo, c'era sempre un'indicazione molto generica e forse inclusiva o magari esclusiva di altri. Essendo stato un lavoro fatto da un'equipe molto ampia di persone che insomma si sono messe lì a documentare nome per nome, c'è una lista che è effettivamente la lista più attendibile che abbiamo di tutti coloro che sono o morti perché si sono trovati per caso in una situazione del genere, o tutta quella parte che l'ha combattuta e che ne è stata vittima per questo. Ma l'appuntamento principale di questa prima giornata del premio è senz'altro Non tacere, il dibattito di questa sera alle 21 sulla libertà di informazione dedicato a Ilaria Alpi. Sarà una serata con le storie di alcuni giornalisti che rischiano tutti i giorni la loro vita e hanno rischiato la loro vita in nome della libertà di stampa. Si parla tanto di libertà di stampa, ma non deve essere una cosa astratta, è fatta di persone che fanno delle scelte coraggiose e le pagano anche con dei prezzi alti. Sentiremo la storia di una giornalista italiana che vive in una terra controllata dalla Camorra, dal clan dei Casalesi, e che per poter fare la giornalista tutti i giorni ha dovuto subire minacce e lei nonostante questo continua a fare il suo lavoro con passione e anche con coraggio. Sentiremo che cosa succede nel mondo, ci sarà un momento di riflessione sulla Turchia che sta diventando la più grande prigione per giornalisti nel mondo, e poi parleremo anche di quei pochi giornalisti che hanno scelto l'Italia come paese a cui chiedere l'asilo come rifugiati politici, perché nei loro paesi non hanno potuto fare il giornalista. Ci sarà Jean-Claude Mbede che fa il volontario proprio qui al premio Ilaria Alpi e che è stato in prigione ed è stato torturato nel suo paese, il Camerun, proprio perché aveva avuto il coraggio di denunciare la corruzione che aveva scoperto. E quindi è un modo anche questa sera di riflettere su come è difficile fare del buon giornalismo, fare del giornalismo d'inchiesta. Il premio Ilaria Alpi è un presidio per questo e deve continuare a mantenere questo impegno. Anche perché, come dicevi in conferenza, i giornalisti dovrebbero essere più tutelati a più livelli. Non c'è semplicemente il giornalista inviato di guerra, ma c'è il giornalista che chiede asilo politico, c'è il giornalista che non è tutelato dal punto di vista della sicurezza del lavoro. Beh, questo è il problema principale, perché la libertà di stampa passa anche attraverso la libertà e l'indipendenza dei giornalisti. Un giornalista indipendente è un giornalista forte, che può affrontare con coraggio la difesa delle proprie idee. Se sei tutti i giorni sotto ricatto di non vederti rinnovato il contratto e di non essere magari pagato, certo la possibilità di difendere il tuo lavoro diventa più debole. E con la crisi dell'editoria che c'è in Italia, ma non solo in Italia, certo è molto complicato fare il giornalista, ecco perché bisogna farlo solo se si ha una grande passione per la verità, una grande curiosità e una tenacia anche, perché prima o poi ci si arriva a ottenere il risultato, ma si passano anche anni complicati. Tra le protagoniste della serata, Mariangela Grittagreiner, presidente dell'associazione Ilaria Alpi, una delle prime promotrici della libertà di informazione in Italia e soprattutto grande conoscitrice del caso di Ilaria e Miran Hrovatin. Ilaria Alpi è stata uccisa, e Miran Hrovatin, per farla tacere per sempre. Per questo stasera la giornata a lei dedicata l'abbiamo intitolata Non tacere. Noi non vogliamo tacere e vogliamo che anche la parola di Ilaria continui a essere presente. Tu negli anni ti sei anche occupata di mala cooperazione. Molto spesso purtroppo lo Stato è proprio coinvolto in questi traffici, è coinvolto perlomeno nell'oscurare e nel tacere.
Sì, beh, il fenomeno di mala cooperazione che è successo negli anni soprattutto negli anni precedenti all'assassinio, quando la Somalia è stata la cosa peggiore della cooperazione, nel senso che sono stati finanziati progetti non tanto per il bene della popolazione, ma in realtà perché, questo è scritto nelle sentenze della magistratura, il 40% se ne andava in tangenti spartite tra qui e là. Quindi questo è il pregresso. Forse, voglio essere generosa, forse non consapevolmente lo Stato era coinvolto, ma certamente diciamo chi ha poi operato in Somalia e poi in altri paesi può essere stato una copertura o essere contiguo con fenomeni proprio di traffici e di illegalità diffusa. Credo che ancora adesso ci siano questi fatti e sia forse questa la ragione per la quale non si arriva ancora compiutamente alla verità, che quindi questi traffici probabilmente continuano e quindi è compito anche delle istituzioni, se vogliamo guardare al futuro del nostro paese, dei nostri figli, perché praticamente ci avvelenano il pianeta, questa è la verità, e ce lo distruggono anche con le guerre assolutamente assurde, e quindi occorre arrivare alla verità su questo caso. A proposito di Stato, legato però all'informazione, ci sono giornalisti che non tacciono, che non vogliono tacere, ma forse non hanno le spalle abbastanza coperte dalle istituzioni? Beh, per fortuna giornalisti che non tacciono ce ne sono ancora. Certo, oggi è difficile perché si è creato, io penso, questa è la mia opinione almeno, una sorta di circolo vizioso tra i poteri complessivamente intesi, ci metto la politica, ci metto il potere economico e così via, i poteri e l'informazione. Per cui c'è una sorta di complicità, non disturbiamoci a vicenda sostanzialmente, oppure facciamo un po' di gossip e basta. Bisogna spezzare questo circolo vizioso, farlo diventare virtuoso, perché secondo me una informazione libera che produce conoscenza è utile per la partecipazione dei cittadini e in fondo è anche utile a rigenerare la politica. L'appuntamento con lo speciale di Icaro TV dedicato alle giornate del Premio Ilaria Alpi finisce qui. Tanti i personaggi di oggi, tanti gli ospiti che saranno qui domani. Vi invitiamo a seguirci anche domani per la seconda giornata del Premio Ilaria Alpi.